Un violento ed esteso incendio è divampato poco dopo le 21 di ieri sera nel capannone dell'azienda Ceramiche Fanesi in via Ugo La Malfa 9, nella zona industriale di Bellocchio. Fortunatamente l'azienda è provvista di sensori antincendio che hanno fatto scattare l'allarme e consentito così ai vigili del fuoco di intervenire tempestivamente, limitando di molto i danni. Ad andare completamente distrutta nel rogo è stata la parte dell'azienda adibita a deposito e magazzino, più una piccola officina meccanica, mentre fortunatamente la parte dedicata alle esposizioni è rimasta intatta. Nel locale, nella parte sottostante, si trovavano stoccati diverse tipologie di articoli inerenti all'attività commerciale, come sanitarie e mattonelle, oltre a bancali di legno e altre utensilerie, mentre nella parte soppalcata scatoloni e materiale dedicato alle esposizioni. Per effetto delle elevate temperature, la struttura portante del soppalco è implosa su se stessa, facendo crollare parte del materiale nella parte sottostante, mentre il tetto del capannone e le strutture perimetrali sono rimaste intatte. Al momento non si conoscono le cause che hanno scaturito le fiamme. Si propende in una prima ipotesi per un cortocircuito della parte elettrica. Ancora in via di quantificazione i danni causati dal rogo. Nel magazzino erano presenti al momento dell'incendio approssimativamente merce per un valore intorno ai 400.000 euro.